Visto che era l'ultima uscita, diciamo, prima delle gare ufficiali, dopo oltre 25, insomma, giorni, no? di ritiro, di lavoro, se tiri, diciamo, una linea, a che punto siete, diciamo, che versante bisogna... Diciamo che come... preparazione atletica non abbiamo ancora completato quello che è il programma iniziato e stabilito prima del ritiro. Siamo poco più della metà, dobbiamo ancora andare su quelle che sono le distanze più brevi, quindi per adesso abbiamo solamente fatto distanze più lunghe. E poi per quanto riguarda anche l'aspetto tecnico-tattico, abbiamo bisogno ancora di qualche settimana, visto che ci sono degli ingressi, ci sono delle uscite, ancora non è tutto definito, quindi aspettiamo di avere la rosa completa. La gara di oggi, giudizio, che impressione arrivava? Ma abbiamo vinto, quindi sembra tutto bello, invece anche da queste partite bisogna prendere qualcosa di negativo, secondo me. C'è da lavorare, abbiamo ancora, insomma, dei tempi morti che dobbiamo gestire un po' meglio, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, però con il tempo sicuramente li miglioreremo. Per quanto riguarda l'avversario, beh, una squadra che giocava la palla, lo sappiamo, per mentalità ce l'hanno, è una buona organizzazione, una buona squadra, secondo me in una Lega Pro farebbero la loro bella figura, quindi un test attendibile, però che non ci fa infiammare come non ci avrebbe depresso se avessimo fatto un risultato di parità o di sconfitta. Con proiezione, diciamo, di domenica ci arriverete alla partita, no? La prima di Coppa, ancora, come dicevi, in una situazione di arrivo, insomma, chi batte, le squadre da completare. Ti aspettavi di arrivarci con una situazione un po' più definita, ecco. Oppure per la tempistica stato... rispetto all'anno scorso sicuramente abbiamo avuto più tempo per poter organizzare la campagna. Però se teniamo conto di quello che è stato il processo per arrivare all'iscrizione, le forze, le energie spese in quella direzione, sicuramente la priorità era dare la garanzia che questa squadra potesse partecipare al campionato di Lega Pro, quindi abbiamo in qualche maniera ceduto il passo su altre priorità. In questo momento ci stiamo concentrando per completare la rosa, quindi nel tempo più breve possibile cerchiamo di farlo. Poi le aspettative sicuramente non erano queste, ma oggi potevamo stare qui a parlare di interregionale ancora, quindi va bene tutto ciò e ci attrezziamo per dare un segnale definitivo anche alla campagna del mercato, alla finestra di mercato. Chi? Scusa. No, è arrivato stamattina, ieri, però non era giusto, anche perché non aveva fatto neanche un allenamento. Rischiarlo, oltretutto, viene da un piccolo problemino muscolare che ha risolto e ho deciso di non rischiarlo. Filosa. Il fatto di aver cominciato la stagione in ritiro con degli elementi che hanno quasi fatto tutto il ritiro, poi mandati via con l'arrivo di altri, comporterà per te un lavoro in più per farli amalgamare, o comunque non ti spaventa questo fatto di aver aggiunto altri calciatori? Beh, intanto all'inizio abbiamo cominciato con dei calciatori che erano da valutare, come abbiamo fatto fino a qualche giorno fa e come ancora stiamo facendo. È evidente che una struttura di squadra che mi consente già di portarmi un po' avanti col lavoro c'è,
quindi in questo senso non perderò molto tempo. È altrettanto chiaro che nel momento in cui ci saranno degli innesti nuovi bisognerà da qualche parte ricominciare, andare a iniziare un lavoro poi in base anche ai calciatori che, per dire, Filosa è un giocatore già esperto, non avrà necessità di soffermarsi su alcuni aspetti, lì ce li ha già di suo. Giocatori magari più giovani come possono essere Richella e Ardore stesso, sicuramente per mancanza di esperienza e di campionati hanno questa priorità, però la cosa non ci spaventa assolutamente, perché abbiamo dalla nostra il fatto che la maggior parte dei giocatori che compongono questa squadra sono lo zoccolo duro che c'era già l'anno scorso, quindi mi agevolano molto il lavoro in questo senso. Vista la differenza di quelli annunciati come in prova, Basta, Russo, Urbano e Moretti sembravano destinati a far parte dell'organico, non erano stati annunciati come ovviamente in prova o altro, e sono stati poi congedati. Il salto di categoria ha giocato a loro sfavore, il salto in legato alla differenza della serie? È solo quello, sicuramente non abbiamo nulla di personale contro i calciatori che sono usciti. Sono state fatte delle valutazioni che attente, con qualcuno ci siamo anche soffermati forse più del dovuto, senza riscontrare quegli adattamenti che ci aspettavamo o che mi aspettavo. Tutto ciò non è successo, quindi abbiamo deciso in questa direzione senza voler ledere il cammino sportivo di alcuno. Quindi da questo punto di vista sono molto sereno. Poi che facesse parte già della struttura calcistica dell'anno scorso o che fossero nuovi fa poca differenza. Romondini via per una questione fisica, tempi troppo lunghi o per caratteristiche? L'età pure molto avanzata. Non mi posso soffermare su tutti quelli che sono arrivati dall'anno scorso a quest'anno e che abbiamo deciso di non trattenere e spiegare i motivi, perché sennò diventerebbe troppo lungo. Diciamo così che non rientrava in quelle caratteristiche che ricerco in un giocatore in quella zona di campo, e penso che lui l'abbia anche accettata volentieri, si è reso conto anche in che ambiente è venuto, quindi non c'è una caratteristica in particolare. Se è un giocatore che ricopre e ha nel DNA caratteristiche che ci possono essere utili, lo prendiamo in considerazione. Diversamente, oltre le valutazioni tecniche, poi ci sono anche altre cose che noi andiamo a valutare. Quindi per quello che mi compete mi soffermo solamente all'aspetto tecnico e non mi prolungo a dettagliare oltre misura il perché e per cui. Per completare la rosa, qual è la tua priorità? Sono tutte priorità, perché se dobbiamo completare una rosa è evidente che abbiamo in alcuni ruoli delle necessità. Ci stiamo prodigando per individuare quali possono essere quei calciatori necessari a questo completamento, sia in tutti i reparti dove c'è questa necessità. Poi nello specifico non posso fare nomi, perché sia perché il mercato è ancora aperto e sia perché le risposte o negative o positive non dipendono solo dal nostro volere, dipende anche e soprattutto dal volere del calciatore stesso. Per il ruolo del portiere state valutando qualcuno? Il ruolo del portiere è uno di quei reparti che stiamo prendendo in considerazione, tenendo presente che Michele rispetto all'anno scorso è maturato moltissimo, però per competere in questo campionato occorre avere nel reparto più arretrato una certa solidità. Tra arrivi e partenze negli ultimi giorni soprattutto sembra, insomma, che ci sia il reparto difensivo quello che va ancora assestato, messo a punto. Numericamente no, perché sono arrivati Raci, è arrivato Chanamè, è arrivato Lanzolla, è arrivato Filosa, c'avevamo D'Angelo, Iacono, Savarise.
De Marco è infortunato, anche se ha caratteristiche leggermente più offensive. No, ci stiamo concentrando su quelli che possono essere alcuni riferimenti all'interno di questa squadra che possono aggiungere qualità e personalità a quelli che già c'erano. La rosa sarà terminata prima dell'inizio del campionato, a tuo avviso, oppure ci saranno... Non lo so, vediamo, poi questa è una cosa che decidiamo man mano, anche perché stiamo aspettando delle risposte. Come dicevo prima, non dipende solo dal nostro volere, ma siamo legati anche a decisioni dei calciatori stessi.